Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, al secondo step sulla realizzazione di questo topolino. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, di condividere questi contenuti con persone che crediate possono essere interessate a realizzare i soggetti. Vi ricordo che in descrizione troverete la lista materiali e link utili, tra cui un gruppo Facebook al quale vi consiglio l'iscrizione qualora appunto voleste partecipare attivamente alla realizzazione di questi soggetti. Troverete anche un link che vi condurrà a Patreon, così da poter decidere in autonomia se voler contribuire versando un piccolo sostegno a questo canale. Direi che possiamo cominciare e allora ripartiamo. Vi sarete accorti che magari utilizzando un ocra dorato, per esempio, e voi lo vedete sullo schermo mentre io lo metto, probabilmente lo vedrete addirittura di una tonalità leggermente diversa rispetto al vostro. La matita è la stessa, cambia solamente il settaggio del telefono, ma anche le luci che io sto utilizzando in questa camera. In questa stanza dove sto disegnando, sto usando delle lampadine a LED a soffitto, che infatti fanno una bella ombra. Avrei potuto utilizzare una lampada, diciamo di quelle da selfie tonde che mi consentivano di utilizzare una luce fredda. Il problema è che mi destabilizza ancora di più i colori. Quindi ecco, questa è una cosa che volevo farvi notare. Ovvio che dal momento in cui io appenderò il mio disegno alla parete dipende molto anche dalla luce che andrò a utilizzare. E soprattutto diciamo che i disegni di per sé, quelli a pastello, ma ho visto un po' quelli in generale, danno il meglio di sé alla vista, togliendo lo schermo, parlo dal vero, quando sono illuminati da una luce naturale. Io adesso spengo la luce. Vedete già come cambia totalmente il disegno. È molto più, a mio parere, da come lo vedo a schermo, molto più realistico. Ed è un po' come io lo vedo in realtà dal vero, quando spengo questa luce gialla che ci batte sopra. Adesso la riaccendo. Vedete come cambia totalmente. Ecco, ci tenevo a farvi vedere questa cosa, perché a volte guardando delle fotografie, che sono delle fotografie scattate con luce naturale, vediamo un disegno totalmente diverso rispetto a quello che in realtà state guardando durante questo video. Ma per il semplice fatto che le luci così sparate sopra il mio pastello lo trasformano e non poco. Detto questo, io riprenderei, scusate questa piccola parentesi, ma ci tenevo a dirla, mi riprenderei il mio disegno in mano e ricomincerei un po' a pastellare. Possiamo fare per prima cosa questa parte qua di tempia, che è abbastanza chiara rispetto poi a tutto il resto del musino che abbiamo fatto, e mi vado a fare un fondo con il 615, questa ocra scura, mi vado a fare qua un leggero sfondo. Mi raccomando, la matita piegata, come vedete, tengo la mano piegata così, in maniera che mi rilascia meno colore, riesco comunque a controllare la matita, la direzione, e mi vado a fare qua la mia velatura. Come vi dicevo, anche se si dovesse intravedere un po' la grana della carta, qualche volta addirittura aiuta a non riempire totalmente. Per esempio, in questo caso ci può dare una mano con le ombre. La stessa cosa capita, come vi ho messo nella scritta del video precedente, capita con altri tipi di carta. Con la carta bianca invece dobbiamo avere un po' più di cura, perché ovviamente se si dovesse intravedere il bianco della grana della carta potrebbe essere un problema appunto per le ombre. Ma vedete che qua io mi sono fatto il mio fondo cercando di seguire sempre con questo tratteggio la direzione del pelo. Ecco qua. Non importa premere tanto, perché ovviamente più premiamo con la matita, più pigmento esce, più la carta si riempie. Con questo tipo di lavorazione, la cosa migliore da fare è quella di sfiorare appena la carta, perché tanto la carbotella è molto friabile, insomma, rilascia molto colore, e senza premere ricrearci questo fondo. Prendiamo l'ocra, il 690, l'ocra dorata, e andiamo a fare un po' di peletto. Qua si incrociano, vedete, qua dove c'è l'orecchio, quest'angolo dell'orecchio, ci sono quelli che dal basso ruotano
e girano verso l'occhio, e qua invece al contrario girano e vanno sempre verso l'occhio, ma nel senso opposto. Poi evidenziamo questa cosa un po' di più con l'avorio. Sicuramente avere una fotografia a scala dei colori esatti che si intende utilizzare è molto molto utile. Nel senso che io ho qua accanto a me una fotocopia stampata, ma purtroppo, come succede con le stampanti in generale casalinghe, non mi dà i colori reali che vedo a schermo. Allora, siccome dallo schermo riesco a zoomare a vedere il dettaglio, dalla fotocopia no. Mi guardo il mio schermo piuttosto che la fotocopia, che invece mi dà una mano per non perdere i tratti del disegno. Ma in realtà, se noi abbiamo la possibilità di stampare su carta fotografica, vado a correggermi un po' qua il pelo, su carta fotografica abbiamo la possibilità di andare in un luogo che ci fa una bella stampa, sicuramente siamo più avvantaggiati. Dipende da che cosa vogliamo fare, perché le stampe non costano poco. Allora, noi dobbiamo pensare che stiamo facendo un disegno, vale la pena di fare una bella stampa che potremmo appenderci al muro fatta dal fotografo, e poi fare un disegno identico alla stampa che ci hanno fatto. Ecco, questa è una domanda. Se si vuole fare fotorealismo o iperrealismo, ovviamente avere un'immagine della stessa misura stampata su carta fotografica e copiare pari pari i colori, non solo le distanze, ma anche i colori, sicuramente ci aiutano in questo scopo ad arrivare al realismo fotorealismo, ma bisogna anche capire se abbiamo questa necessità. Bisogna capire quello che uno poi in realtà vuole fare, non c'è giusto o sbagliato. Io in questo momento non ho la necessità di andare a farmi stampare delle fotografie su carta fotografica, perché appunto non, altrimenti mi terrei la fotografia, ecco. Sicuramente siamo legati, io sto usando l'avorio 105, scusate, non l'ho detto, siamo legati a delle foto di altissima risoluzione. Se dobbiamo andare a fare invece un disegno, diciamo così, perché vogliamo fare un ritratto alla nonna, al zio e cugino, con delle fotografie che sono state magari scattate anche da cellulare, ecco, in quel caso lì secondo me non vale proprio la pena di andare in tipografia, o da un fotografo a farsi fare una stampa dedicata. Scala 1-1, ci arrangiamo con la nostra stampante a casa per chi ce l'ha, ovviamente, e il nostro dispositivo mobile che ormai abbiamo tutti, insomma. Mi riprendo dopo aver ricorretto un po' con l'avorio il 615 e vado a scurire leggermente qua questa zona che ruota perché è un pochino più scura. Ecco qua. Adesso con l'avorio vado a farmi i peletti su questo lato della guancia. Ecco qui, abbiamo una punta abbastanza decente. Me la vado leggermente ad affilare ancora un po' con la carta vetrata. Ecco qui. E parto a fare i miei peletti. Zoomiamo l'immagine se non riusciamo a capire bene dove vanno. Allora, intanto qua io mi riprendo un attimo questo rosso inglese che avevamo usato prima, 655, e con questo vado a farmi una leggera, leggerissima velatura qui, che mi scurisce leggermente questa parte qua dell'occhio, come se fosse toccato. E ci ripasso sopra con il 625, l'ombra bruciata. Per scurirlo un po', ma avevo la necessità di dargli questa tonalità un po' rossa. Ok. Dopodiché, con l'avorio inizio a farmi tutti i miei peletti. Qua, dove abbiamo appena truccato, i peletti sono un po' più scuri. Quando partono sono scuri, quando arrivano sono ovviamente più chiari. Allora, quando io parto qua dalla parte del trucco, chiamiamolo così, che ho fatto, non premo. Leggerissima, e poi via via che mi allungo schiaccio un po' di più. Così manterrò il pelo alla radice più scuro e invece dove finisce sarà leggermente più chiaro. Differenza è minima, ma un po' si vedrà. Vedete che qua i peli si incrociano e poi vanno su a salire dove c'è l'orecchio. Mentre di qua invece ruotano.
qua come sempre ho poco da dirvi, solo che è meglio guardare l'immagine di riferimento per capire, ecco, se stiamo facendo, se stiamo seguendo bene il pelo, pelo più pelo meno, ecco, però linea di massima è una cosa un po' importante questa con gli animali. Si può anche pensare di fare una griglia solo proprio per avere meglio davanti, nei quadratini vari, la direzione del pelo. Fermo restando che, come dico sempre, purtroppo col pastello si perdono un po' tutti i tratti, quindi la griglia anche quella va poi a scomparire totalmente, però è comunque molto utile se la si vuole usare anche nel pastello. Basta che la griglia sia fatta anziché con la matita grafite, basta che facciate la griglia stessa con un pastello, altrimenti poi diventa difficile, riaffiora tutta la griglia sotto. Invece con il pastello va a scomparire totalmente perché i colori vanno a mischiarsi. Va. Okay. E qua con il solito graffietto vado a insistere un po' di più. Vi ricordo che questo modo di graffiare semplicemente è un battere la punta sulla carta e tirare la matita in avanti. Non avremo controllo sulla direzione del pelo, perché è molto difficile aver controllo picchiettando così, ma ci usciranno fuori dei peletti interessanti. Con il bianco, visto che questa parte qua è molto chiara, vado a sistemarmi leggermente la punta appena e vado a insistere. Anche in questo caso sto graffiando. Ok, per adesso possiamo lasciare così. Bistro 635, ci facciamo una bella punta e andiamo qua a farci un po' il contorno di questo orecchio. Dell'orecchio del topolino. Schiacciamo un po' di più per intensificare il colore qua sul bordo dell'orecchio. E via via che vediamo lo scuro schiarirsi con i peli, alleggeriamo un po' la mano. Per esempio qui, che è comunque scuro, cerchiamo di lasciare giù meno pigmento. Stessa cosa di qua. Ci serve a questo punto il carnescino chiaro, che è il 681 del Carbotello, sempre ovviamente. Andiamo con questo colore a fare questo rosa che c'è qui nell'orecchio. Lo trasportiamo un po' su, vedete, qui, e anche qui ce n'è un pochino. Lo trasportiamo un po' su. Qua dove c'è il pelo lo mettiamo un po', ma alleggeriamo la mano così da lasciare meno pigmento. Prendiamo il rosso inglese 655 che abbiamo usato prima, sia per l'occhio a destra che per quello a sinistra, e andiamo qua a fare questa piccola velatura sopra il rosa che abbiamo messo, e andiamo sempre con lo stesso colore. Vedete che io ruoto su se stesso e faccio dei cerchietti con la punta del colore. Lo faccio perché così i colori si miscelano anche un po' tra di loro. Qui, qua ci sono due parti un po' più scure, insisto un po' di più, poi ci vado a lavorare dopo. Qua
Mi prendo a questo punto sempre il, per esempio, il 685, la terra di Siena scura, e vado qua a farmi questa velatura. Mi guardo bene l'immagine perché io devo vedere, devo cercare di vedere cosa c'è sotto a quello che sto facendo, cioè cosa c'è sotto ai peli. Quindi devo fare prima quello che c'è sotto, prendo il 625, l'ombra bruciata, e vado qua. Vedete qua dove abbiamo appena messo la siena, andiamo qua a, sempre miscelando un po' con la punta, girando su se stessa la matita, a scurire questa parte che va a ricongiungersi quassù. Prendiamo il nero fuliginee, che vi ricordo è il 760, e qua andiamo a scurire, sempre facendo i cerchietti, la nostra punta dell'orecchio. Qui e prendiamo ancora una volta il 685, quindi ancora una volta la terra di Siena scura, e leggeri, senza schiacciare assolutamente. Facciamo tanti cerchietti che vanno a miscelare un po' il tutto. Non bisogna premere, la matita deve appena 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 sfiorare la carta. Ok. Qua ci sono due punti più scuri, vado con il 625, quindi sempre l'ombra bruciata, a rifarmeli. Mi prendo il mio avorio e inizio a lavorare direttamente d'avorio a farmi questi peletti che attraversano l'orecchio. Ricordiamoci che girando su se stessa la matita manterremo più a lungo la punta. Con il marrone scuro, quindi 635, con comunque un marrone scuro, andiamo a ecco, sistemare qua. Ancora con l'avorio andiamo a graffiare. Non tutti i peli vanno nella stessa direzione, non tutti i peli partono dallo stesso punto, ma insomma. Ok, più o meno qua ci sono tutti dei pelettini leggerissimi, una specie di peluria che è molto chiara. Io questa peluria chiarissima così la farei proprio con il bianco. Questa peluria qui la farei proprio con il bianco. E anche qua, senza schiacciare troppo, mi vado a fare un po' di peluria così. E con la fuliginee mi vado a fare qualche peletto per andare un po' a smorzare questo bianco appena messo. Anche qua, dove c'è l'attaccatura dell'orecchio, io andrei a insistere un po' facendo qualche lineetta con la fuliginee, che vi ricordo essere 760. Ok, anche qui io insisterei un po' con questo colore, sempre nero fuligine, per andare a scurire qui, per andare a scurire qua, perché non era poi così tanto lineare. Con l'avorio insisto un po' qui con questi peli. Diciamo che per adesso può andarci bene anche l'orecchio così. Continuiamo e andiamo a questo punto a fare prima le zampette e poi il resto del corpo. La zampetta prendiamo il 655, quindi il rosso inglese profondo, e andiamo a farci un po' le puntine e alcune parti del
dei nostri polpastrelli, chiamiamoli così, non so come si chiamano le topi. Ok. Stessa cosa qui. Ok. Tanto prendo il 681, che è sempre il carnescino chiaro, e vado a farmi una piccola leggerissima velatura qua intorno ai polpastrelli. Di qua, anche di qua dove avevo messo il rosso inglese profondo, e qua sotto. Leggera, leggera. E stessa cosa sulle unghie, mi vado a fare una piccola luce che attraversa le unghie qua con il 625. Quindi con l'ombra bruciata vado a riempirmi un po' queste dita. Qui c'è da guardare l'immagine di riferimento, c'è da guardarla molto bene, è facile confondersi. Con il nero io passo leggermente intorno alle unghiette, all'attaccatura, ma appena appena, per staccarle del resto delle dita. Ok, mi riprendo il rosso profondo inglese 655, e con il 655 insisto un po' di più su queste dita. Passo un po' soprattutto per andare a schiarire, a scolorire, anzi a scurire, scusate, il carnescino che avevamo messo. Ancora una volta 625, l'ombra bruciata, e vado qua a riempirmi a questo punto la mano. E mi fermo all'incirca qua. Con l'avorio inizio a farmi qua qualche peletto. Ora, ripeto, qua bisognerebbe avere una super punta affilata continuamente. Io girerò su se stessa la matita per cercare di mantenerla il più possibile. Ma chiaramente questi peletti si vedono, sono distinti l'uno dall'altro, se zoomate l'immagine si riescono a vedere, ma il dettaglio piccolo così bisogna sempre avere una bella punta per riuscire a farlo. Qui vedete tanti piccoli puntini che sono dei pelettini muscoli. Sopra l'unghia ci sono i punti luce vari. Qua c'è sempre il discorso del peletto qua, che è sottilissimo. Io lo so che non si riesce a vedere bene magari quello che sto facendo, però insomma. Ecco qua, il peletto ruota leggermente verso il basso. Mi riprendo il 625, mi sistemo leggermente la mia punta e vado a sistemare qui. Infine cerco sempre con questo colore di riprendermi i profili delle mie unghie. Una, due, tre e quattro. Con l'ocra dorato 690 vado a smorzare un po' e a sistemare un po' queste punte, a schiarirle un po', ecco. Sempre con il rosso inglese profondo, che vi ricordo essere 655, insisto un po' qui tra queste due dita, qui tra queste due dita e leggermente qua.
Diciamo che ci può andare bene per adesso questa zampetta, anche se è un po' troppo innaturale, proprio per colpa del contorno che abbiamo fatto. Allora, mi prenderei il 685 e andrei ancora a togliere con questo colore. Vi ricordo che il 685 è la siena scura, terra di siena scura, e vado a togliere un po' questo contorno troppo evidente e forte che abbiamo fatto. Queste unghie. Poi ovviamente sotto c'è tutto il discorso della nocciolina. Allora io prenderei il bistro che ricordo essere 635 e andrei qua a scurirmi e a ricrearmi già l'ombra che c'è tra la mano e la nocciolina. E qui. Poi mi prenderei l'avorio e inizierei a fare su la nocciolina, soprattutto qua dove abbiamo la nostra mano, la nostra zampa, scusate, le nostre unghiette. Andrei a farmi qua una velatura col 105 l'avorio. Anche in questo caso, come dicevo, se l'immagine fosse stata molto più grossa, non avremmo avuto nessun tipo di problema sulla realizzazione dell'unghia, della mano in generale, della zampetta. Tant'è che se noi guardiamo per esempio i vari dipinti iperrealistici, noi vediamo soltanto la fotografia online, non ci siamo davanti, ma se andiamo a vedere le varie misure di questi disegni, spesso sono enormi, 2 metri per 3 metri per 4 metri, proprio perché dovendo andare a fare il dettaglio, per lo più con il pennello, ecco, diventa difficile se l'immagine appunto non è di una misura importante. E la mia nocciolina, il mio fondo per la nocciolina per staccare la zampetta l'abbiamo fatto. Sistiamo un po' di più sempre con l'avorio qua, su questa parte di zampetta. E qua insistiamo a questo punto con questi peli che mi partono dalla guanciotta e mi finiscono anche sulla zampetta. Okay. Questo è un po' troppo grosso, questo pelo lo dobbiamo assottigliare. Ci prendiamo il 760, quindi di nuovo nero fuligine, e insistiamo tra l'ombra che c'è tra la zampa e quello che è, diciamo così, il collo del topolino. Per staccare un po'. Ci riprendiamo ancora una volta l'avorio e insistiamo su questi peletti. Beh, direi che per adesso può bastare. Qua c'è. Continuiamo. Ci prendiamo il 615, che è un'ocra scura, e andiamo qua a farci una velatura quassù nel dorso, nella schiena. Seguendo sempre, ripeto, fino alla nausea, lo ripeterò, l'andamento del pelo, anche se poi sono gli altri colori quelli che danno veramente la direzione, ma noi già proviamo a dargliela lo stesso. Ci prendiamo l'ocra dorato, che è il 690, e qua, che è un pochino più chiaro, ci andiamo a mettere questo come fondo. Attenti a non finire sull'orecchio, perché ovviamente l'orecchio è sopra la schiena. Se noi finiamo leggermente, anche di poco, sopra l'orecchio, poi sembra che la schiena stia sopra l'orecchio.
Avorio, come sempre, punta. Andiamo a lavorare su questa schiena. Come vedete, i colori alla fine sono sempre gli stessi. Dobbiamo poi tornare un attimo sulla zampetta, ma ci torneremo alla fine, perché non è ancora sufficientemente, secondo me, realizzata a dovere. Allora, vado con l'avorio 105 a lavorare su questo pelo. Sulla testolina, come vedete, il pelo è più chiaro. Qua, e questa cosa ci aiuta a staccare la schiena dalla testa, è un pochino più scuro. I peli qua sono più lunghi, qua se voi guardate c'è una parte molto chiara che poi ruota di qua, adesso ve la faccio vedere, la faccio appena appena, arriva qua e poi vedete qua tutta questa zampa è tutta più chiara e si ricongiunge a questa parte qui all'incirca. Vabbè, la facciamo poi dopo quando ci arriviamo. Qua vado a farmi peletti. Se finisco sopra l'orecchio, poi ricordiamoci di riprendere l'orecchio. Ci prendiamo il 635 bistro marrone scuro. Chiamo marrone scuro perché alla fine è un marrone molto scuro. Qua. Rossastro, tende al rosso, ma è sempre un marrone. Sposa qua. Seguendo il pelo cerco di andare a ricreare anche questi volumi sulla schiena. Ok. Ora avorio 105. Bene. Ci riprendiamo il 615. Mi sembra sì, l'ocra scura, e andiamo a farci qua il resto della nostra schiena. Vi sto lasciando questa parte qua perché è un po' più chiara e la lavoro in un secondo momento. Intanto mi vado a ricreare il dietro del topino, quindi la schiena. Anche questa parte qua sotto è leggermente più chiara. Anche questa parte qua. Mi riprendo il 655, questo marrone scuro, e vado quassù a lavorare. Tanto mi vado a scurire ulteriormente quassù questa parte che è molto più scura, fino a qui. Stessa cosa faccio quassù, mi ricreo un po' questo ciuffetto più scuro che c'è. Poi vado a fare qualche peletto. Ovviamente dove è più scuro abbondo, dove è meno scuro cerco di essere più leggera o di fare comunque meno tratti.
685, la terra di Siena scura, mi faccio la punta abbastanza affilata. Considerate che la schiena ha un pelo un pochino più lungo rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, è anche un pochino più che altro un pochino più lineare più che lungo, ecco. Quindi diciamo che possiamo seguire e fare un po' tutta la schiena insieme, per poi dopo andare a schiarire alcuni punti e altri invece andarli a schiarire. Quindi io continuo a farmi il mio pelo. Cercando all'incirca di seguire il giusto andamento, vado anche un po' con questo colore qui già a crearmi, vedete che qua ruota questa parte qui, ok. Mi prendo l'avorio e iniziamo a fare anche i peletti chiari. Peletti chiari. Possiamo già andare anche un po' a farli qua dove abbiamo lasciato questa zona che è un po' più chiara. Possiamo già andare un po' a farli. Mi raccomando, sempre seguendo la direzione del pelo. Giriamo su se stessa, via via, vedete che io ruoto la matita per cercare di mantenere più a lungo la punta. Alcuni peletti, adesso io sono andata molto lineare, però poi in un secondo momento alcuni peletti li scombiniamo un po', perché non è che sono proprio tutti, è vero che vanno tutti più o meno nella stessa direzione, ma chi più corto chi più lungo, c'è anche qualcuno che invece spara ed è un pochino meno come dire lineare. Però per adesso andiamo avanti così. Sono un po' più chiari sul sedere, allora insistiamo un po' di più. Facciamo qualcuno un po' più lungo, qualcuno un po' più corto. Ok. Ok, piano piano viene fuori, piano piano viene fuori il segno. E qui bisogna solo guardare l'immagine di riferimento, perché qualsiasi cosa io possa dire in realtà sta a voi, che guardando l'immagine riuscite a capire dove dovete andare. Per esempio, io ho fatto il pelo lungo da qui a qui, ma in realtà non mi partono da qui, arrivano qui, ma ci sono dei peli che partono anche dal centro, quindi bisogna fare sì il pelo lungo così, ma anche qualche peletto che spara ma parte da metà. Ok, ci prendiamo sempre il nostro 625, l'ombra bruciata, e andiamo qua a insistere in alcuni punti. Per esempio qua, se voi guardate, ci sono alcuni punti più scuri che ruotano, quindi andiamo a fare qualche peletto. Alcuni più lunghi, alcuni più corti,
qui insistiamo un po' di più. Facciamo qualcuno che ruota. Qua invece mi vanno di qua. Vedete che piano piano, con pazienza, inizia a prendere un po' la forma questo topolino. Qua invece andiamo a farci una velatura, sempre con 625, con l'ombra bruciata. Andiamo a farci qua una velatura su questa zampa. Sotto, qua insistiamo in alcuni punti un po' di più, mettiamo un po' di questo colore. Stessa cosa facciamo qua. Qua, se voi vedete, mi ruota e mi scende giù il pelo che va sulla zampetta in questo modo a ciuffetti. Mi arriva giù, qui mi finisce dietro la nocciolina e continua a ruotarmi allargandosi. Qua è più largo il pelo, lo stacco delle curve, come dire, e qua invece è un pochino più lineare, scende giù abbastanza pari. Ok. Mi prendo la mia ocra dorata 690 e vado qua a farmi questa piccola velatura, questa zona che è leggermente più chiara, non abbondo tanto. Qui faccio, vedete che sono tre strati, faccio un po' questa zampetta qua, vedete che ho fatto come se fosse un albero di Natale, come dire. E prendiamo sempre il nostro avorio, eccolo qua. E torniamo un po' a lavorare qua su queste parti più chiare del pelo. Qua ruota, non sono più corte. Qua ricreiamo sempre quella cosa lì che vi dicevo che sembra un albero di Natale. Prendo, dopo aver usato l'avorio, il 685, che è la terra di Siena scura, e vado a insistere qua, a ricoprire un po' qui la grana della carta che si vede fin troppo. Farmi qua questo lavoro qui. Allora, qui succede una cosa strana. Qua c'è una piccola parte che arriva fino a qua, che ha un'ombra di un colore che io in realtà utilizzo spesso. Vediamo se è questo. Che in realtà mi servirebbe più scuro, ma non ce l'ho, quindi o uso un viola della Carbotello o uso il Caput violetto sempre della Carbotello, che mi dà una mano a ricreare un po' quell'ombra lì. Quindi provo con il 642, che come vi dicevo è il violetto chiaro Caput Mortum della Carbotello, e vado a farmi qua questi peletti qua sotto così. Ok, mi prendo anche il nero fuligine e vado a farmi qua questa ombra qua sotto un po' più scura. E mi vado con questo colore a creare anche l'ombra, già adesso l'ombra che c'è sotto il topolino, per il semplice fatto che io poi devo andare a lavorare con il pelo sopra l'ombra e quindi la devo fare adesso. Mi prendo l'ombra, l'ho fatta con il nero fuligine, mi prendo il 435, quindi sempre l'oltremare che abbiamo utilizzato anche per fare un po' l'occhietto, e vado qua a miscelare questa parte qua di ombra
mi riprende il nero fuligine e mi rilavoro. Ricordo che il nero fuligine è il 760 e mi lavoro ancora un po' qui la mia ombra. Mi prendo il nero e insisto qua giù dove praticamente il topolino è più vicino alla pavimentazione, diciamo così, e di conseguenza c'è un pochino più di ombra, un po' più forte, ecco, c'è l'ombra leggermente più forte. Ok, mi riprendo il nero fuligine e vado a miscelare senza schiacciare, ma vado a togliere le smaltitate che mi sono rimaste con il nero. Voilà. Scusate, mi devo sistemare un attimo qui quest'ombra. Praticamente l'ombra deve essere un po' sfumata perché in alcuni punti è più scura, in altri un pochino più chiara, e quindi andrebbe un po' sfumata e dai un po' questa sensazione di ombra. Diciamo che per adesso ci può andare bene. Ci prendiamo ancora una volta 615 ombra scura e vado a farmi qua questa velatura sotto il panzotto. Insisto anche un pochino qua. E adesso, sempre con l'avorio, mi vado a lavorare a questo punto anche il panzotto sotto. Mi faccio ancora una volta una bella punta. Vado a lavorare anche questa parte qua. Qui aspetto a fare il pelo perché poi finisce un po' anche sulla zampa. Lo accenno e basta. Invece da quest'altra parte lo posso già andare a fare. Vedete che io adesso sto andando un po' contropelo, dopo dovrò andare a rifare il pelo sopra questa parte che sto facendo perché altrimenti poi stona, ecco, diciamo così. Stiamo attenti perché scendendo sulla parte d'ombra si sporcherà la punta del carbotello e rischiamo che poi trasportiamo in nero, come ho appena fatto, lo trasportiamo sul corpicino, è meglio evitare. Riprendiamoci ancora una volta il 615, l'ocra scura, e andiamo a questo punto a lavorare e a far ritornare un po' più realistico qua questa parte di pelo. Anche qua su insistiamo un po' con questo colore, ecco. Bianco, perché il nostro pelo qua sotto è ancora più chiaro, soprattutto in questa zona qui, questa parte qua, e qua sotto è ancora leggermente più chiaro. Quindi con il bianco andiamo leggermente a lavorare, ci facciamo la punta, e vai, e andiamo. Qui intanto facciamo dei peli leggermente più corti, che ruotano, alcuni vanno in giù, alcuni vanno in su, e cerchiamo di dargli un senso. Poi qua andiamo a insistere, okay.
ci riprendiamo un marrone, sempre il 655, il 635, scusate, e andiamo qua con questo marrone più scuro a insistere in alcuni punti e ad aiutarci a creare un po' di profondità in alcuni punti del nostro pelo. Zampetta, iniziamo a fare la zampetta, così ce la togliamo, sempre col 655, schiacciamo un po' perché è bella scura, andiamo a farci questa zampetta qua. Due dita, tre dita, quattro dita e cinque dita. Nero, con il nero andiamo qua a insistere un po', perché qua è una zona bella in ombra. Sempre con il nero andiamo leggermente a fare la separazione delle dita. Questa sicuramente che è molto scura, idem questa che è molto scura come separazione qua. Magari questa qua giù, visto che è un pochino più chiara, la facciamo più leggera. Ci prendiamo, cosa che potrebbe andare bene, vediamo, il 615, quindi sempre un'ocra scura, e andiamo qua a schiarire leggermente queste, ecco, queste dita. Il problema rimane un po' lo stesso dell'altra zampa, sebbene questa sia leggermente più grande, ma non c'è molto spazio per lavorare. Prendiamo il nero fuligine, opla, e andiamo a insistere un po' dove vediamo più scuro. Qui. Qui. Ancora una volta il bistro 635, ci ripassiamo sopra, sempre un po' facendo i peletti. Ok, e poi andiamo con un colore un po' più giallognolo, il 685 potrebbe andare bene, la terra di Siena scura, andiamo a fare le piccole unghiette che si intravedono, quindi qua ce n'è una, così. 1, 2, qua ce n'è un'altra, 3, 4 e 5, e poi andiamo a scurire sempre un po' con il nostro bistro, con il nostro 605, con il nostro marrone scuro, insomma, 655. Ecco qua. Dopodiché, allora, intanto che il nostro ocra dorato, il 690, ci facciamo qualche peletto che scende giù così sulla nostra zampa. Qualcosa spara anche qua su, che se zoomiamo riusciamo a vedere anche qualche peletto qua. Ok, insistiamo qui. Bene, avorio, e facciamo sempre un po' questo discorso dei peletti. Qua lo facciamo un po' a ciocche. Stesso discorso delle ciocche, lo facciamo un po' anche qua. Qui. Qui. Qua qualche peletto lo facciamo andare di qua. Anche qua un po' il discorso delle ciocchette lo farei appena appena, perché vedete che sono un po' più a ciocche qua i peli. Vediamo, anche qua facciamo una piccola ciocchetta un po' più intensa.
Beh, per adesso direi che può andare bene. Qua dobbiamo finire questa zampetta che c'è qua dietro. Vediamo la pena. Ci riprendiamo con l'avorio, continuiamo a fare un po' la nostra nocciolina. Intanto io vedo e vado a mettere anche qua, facciamo un po' a ciocca che ruota. Questo per me è fare il grosso di un disegno, poi una volta che ho fatto il tutto vado a dettagliare, a guardare il minimo, il piccolo, a modificare eventualmente i vari errori che possa aver fatto. Ma tutto quello che poi viene dopo, già fino adesso è stata molta osservazione, tutto quello che poi continuerò a mettere dopo, se continuerò questo disegno, sarà sempre un frutto dell'osservazione, dell'immagine di riferimento. Poi ognuno decide quando il disegno è finito. Ecco, sposto leggermente la telecamera, altrimenti non si vede la nocciolina, anche se in realtà c'è ben poco da vedere. E continuo. Vado solo per la nocciolina, visto che è un solo colore in questo momento, a miscelare con il dito per uniformare il colore. Ok, mi vado già a creare l'ombra, sempre con il nostro neofuligine, sotto la nocciolina. Però, se voi guardate, continua leggermente anche qua a ricrearsi una sottospecie di alone. Io prendo il verde oliva e vado a farmi qua in maniera molto leggera. Sfioro appena appena la carta perché l'alone è leggerissimo. Qua un piccolo alone qui e anche un piccolo alone qua, che non mi arriva a quest'ombra, ma mi si ferma qui. E mi gira qua dietro. Mi prendo il verde oliva, scusate, non ve l'ho detto, è il 585. L'oltremare chiaro, vediamo se riusciamo senza schiacciare, visto che noi non abbiamo fatto lo sfondo celestino come nell'immagine, io devo trovare il modo di ricreare l'ombra come se riflettesse, sbattesse sopra la mia carta, che è un verde chiaro. Voi, se avete altri colori, dovete cercare ovviamente di andare a fare questo alone, considerando anche, miscelo un po' con il dito, considerando anche ovviamente il colore della vostra carta. Quindi se avete un grigio, magari con un grigio scuro, insomma, con un colore che possa aiutarci a creare questo piccolo alone, che come vedete è proprio una roba minuscola, ecco, non è così tanto forte, però io prendo sempre il nero fuliggine. E qua, questa parte qua dell'alone insisto un po' di più e insisto un po' di più anche qua. E mi aiuto sempre con il dito a trascinare questo piccolo alone qua.
questa piccola ombra, non è fortissima, ma c'è. Ok, la nocciolina, veniamo a noi nocciolina. Iniziamo con i vari colori che ci possono servire, quindi sempre le terre. Utilizzeremo sempre il nostro nero fuligine, un po' del nostro marrone bistro, probabilmente un arancio, un colore aranciato, e cominciamo a fare la nostra nocciolina. Iniziamo con andare a fare qua, scusate, devo sistemare l'immagine, alcune, ecco. Allora, qui è tutta una questione di osservazione. Io adesso sto usando il 620, un'ocra bruciata, per andare a fare qua queste zone aranciate che ci sono tra un'insenatura, diciamo, della nocciolina e un'altra. In alcuni punti sono più evidenti, tipo qua sotto, e in alcuni altri punti un po' meno. Qui. Soprattutto qua dove ci sono le dita, c'è anche un po' di ombra sulla nocciolina, che è le dita stesse. Anche se in realtà non ce n'è tanto, è come se questa immagine onestamente fosse stata montata. Perché in teoria mi viene da pensare che sulla nocciolina ci dovesse essere un pochino più di ombra, ma noi per adesso facciamo così. Non sto copiando alla lettera, sto facendo un po' di testa mia, fate lo stesso, nel senso che non vado a prendermi le misure esatte di ogni buchettino, di ogni macchettina che c'è sulla nocciolina. Si va un po' così a occhio, eh. Prendo il 685, questa terra di Siena scura, e mi vado a fare qua una leggera velatura, senza schiacciare assolutamente. Mi vado a scurire questa parte qua della nocciolina, la parte sopra, che è un pochino più scura rispetto al centro della stessa. Qui la stessa cosa faccio qua sotto, come vedete qua un pochino più scura. Mi prenderei il violetto Caput, proviamo quel violetto Caput, che è il 642, a fare ancora qua un po' di queste ombre. Quindi io salgo e mi creo con questo colore un po' tutte queste ombrette che ci sono, senza schiacciare troppo, tutte queste ombrette che ci sono qua sulla nocciolina. Mentre sopra cambio colore e provo a farle con l'ocra dorato, che è il 690. Provo a farmi qua queste senature che ci sono qui. Andiamo a smorzare anche un po' questo violetto qua sotto, perché è fin troppo violetto. Ci passiamo con l'ocra dorata sopra, andiamo un po' a schiarirlo. Okay. Ci prendiamo a questo punto un colore leggermente più scuro, il 620 potrebbe andare bene, quest'ocra bruciata, e andiamo a insistere in alcuni punti per far capire che lì c'è una sottospecie di buco. Qua.
insisterei un po' di più sempre con questo colore, andrei a farmi un po' di dettaglio qua. Mi prendo un blu, ma proviamo proprio con faccio un test con il 760, sì, nero fuligine, anche se forse un grigio di pencil, vabbè, proviamo con il nero fuligine a tratteggiare leggerissimissimissimissimissimi qua sotto dove c'è la nocciolina che comincia qua e qua. Ok, e poi ripassiamoci sopra con un colore un po' aranciato, sempre quel 620, proviamo, e proviamo con l'ocra bruciata appunto a miscelare questo nero fuligine che abbiamo appena messo per ricreare qua una sottospecie di piccola ombra che c'è sulla nocciolina, lì dove la nocciolina stessa tocca il pavimento. Qua insistiamo un po' di più perché è un pochino più evidente. Poi iniziamo a fare un po', vedete cosa sto facendo? Una sottospecie di scarabocchio, leggerissimo in alcuni punti. È leggerissimo, come se fossero delle piccole venature. Ok. Non in tutti i punti, in alcuni un po' di più. Ok. Con il 625, quindi sempre la nostra ombra bruciata, andiamo a fare qua questi puntini di impurità, anche se sono un pochino più aranciati, quindi ci ritorniamo sopra magari con il 620, quindi con l'ocra bruciata che sono un pochino più aranciati, facciamo questi puntini qui, facciamo un po' di puntini qua, qua. Un po' questa impurità e con sempre il nero fuligine andiamo a fare quest'altra impurità che ci sono qui. Allora, sulla nocciolina potremmo fare proprio un tutorial a parte perché i dettagli che volendo possiamo andare a mettere sono tantissimi, però direi che dopo questo tutorial lungo così perdere ancora tantissimo tempo sulla nocciolina, non so quanto, 620 ocra bruciata, non so quanto ecco sia salutare per la nostra sanità mentale. Io continuo ancora un pochino, in realtà magari qualcuno lo trova anche rilassante, non so, con l'avorio mi vado a correggere qui perché ho messo un po' troppa impurità, troppi puntini. Qui riprendo il 620 che avevo in mano poco fa, l'ocra bruciata, e insisto soprattutto qui dove la nocciolina c'ha, diciamo, la schiacciatura, dove il guscio si schiaccia tra una arachide e l'altra, è un pochino più scuro. Ok. Dobbiamo ingiallire un po' il tutto. Proviamo con l'ocra dorata, il 690, a ingiallire un po' queste parti fin troppo chiare, troppo avorio, ecco, della nocciolina. Faccio un po' lo slalom qui, qua su. Ok, e poi con l'avorio ripasso un po' in alcuni punti dove è più chiara. Vorrei continuare all'infinito questa nocciolina perché vedo che ancora c'è tanto lavoro da fare, però se volete potete anche continuarla in autonomia finché non siete soddisfatti. Ok. Mi vado a prendere il 625, l'ombra bruciata, insisto un po' di più qua. Scurire qua. Anche un po' qui dove ci sono le unghiette, vado un po' a scurire ancora.
effetto qui. Vabbè, ad ogni modo, stessa cosa il discorso ombra, anche di qua se voi guardate c'è una leggera ombra. Ce n'è una qua che è quella della mela che noi non andiamo a fare. Voi vedete l'ombra qui, quella della mela non andiamo a fare perché la mela non la andiamo a fare, non la andiamo a disegnare. Qui c'è un'altra leggera ombra che si diffonde. Prendiamo sempre, stavo usando ovviamente come sempre nero fuliginio, adesso prendiamo il 435 l'oltremare chiaro e andiamo a miscelare un po' quest'ombra che si va un po' a disperdere. Ci passiamo sopra anche il 585, la, come si chiama? l'oliva, verde oliva, e andiamo un po' qua a miscelare. Allora, chiaramente se io adesso vado a fare, per esempio, a staccare con una linea netta qua, passo una linea e cambio il colore, magari allo sfondo, chiaramente mi diventa un po' più tridimensionale il disegno. Ok? Cosa voi poi potete decidere come volete. Ecco, l'unica cosa che mi sento ancora di fare è scurire leggermente alcuni punti di questa nocciolina perché sembra ancora troppo chiaro. E anche qui, questo punto qui, io devo scurire, che qua c'è un pochino di ombra che secondo me va fatta. Stessa cosa il discorso pelino, vedete che qua ci sono ancora un po' di peletti da fare. Allora, il dettaglio c'è da fare. Dettagli da fare ce ne sono tantissimi. Se li vedete o non li vedete, questo poi lo sapete voi. Però il dettaglio, il pelo, si potrebbe ancora un po' più sistemare. Diciamo che in linea di massima questo topolino è finito, però ci sarebbe ancora da lavorare volendo, ecco. Anche qua questo pelo qui andrebbe un po', ecco, vedete, un po' sistemato. Utilizzando sempre gli stessi colori, perché alla fine sono sempre gli stessi colori. Però si può ancora lavorare, ecco, su questo topino per migliorarlo. Va bene. Ripeto, se volete potete fare uno sfondo differente. Io mi fermo qua. Farò forse anch'io lo sfondo, non lo so, ma io per adesso mi fermerei qui. Vado a sistemarmi qua. C'è qualcosa che non mi torna. Ok, basta. Come vedete, io poi continuerei veramente all'infinito, ma non si può assolutamente fare, stare tante ore poi sullo stesso soggetto. Si può stare, ma non durante un tutorial perché diventa poi tutto molto noioso. Come sapete, sono lavori lunghi che ci aiutano perché alla fine questo pelo, il principio è lo stesso principio che più o meno hanno gli animali, comunque a pelo corto e a pelo lungo. Però ecco, quando si parla poi di dettaglio, secondo me il tutorial è abbastanza riduttivo, nel senso che una volta che abbiamo fatto il grosso, il più, e tutto quello che poi viene dopo è un dettaglio, un pelo fuori posto, aggiungere un baffo. Ecco, queste cose qua poi le potete fare veramente anche in autonomia, visto che il più è stato fatto. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato anche a questo tutorial. Ovviamente mi farà molto piacere vedere i vostri lavori, ma anche quando l'avrete conclusi, sicuramente mi farà piacere vederli condivisi, ma anche con gli altri gruppi sul vostro profilo, ricordandovi sempre magari di fare riferimento a noi, ci darete comunque una mano come dire, a continuare con questo nostro progetto. Più siamo, più possiamo, ecco, continuare a fare tutorial. Io vi ringrazio, come vedete non riesco a fermarmi, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. A presto, ciao ciao!